Ciao ragazzi, bentornati a Game of the Week. La scorsa settimana abbiamo parlato di Smash the Office, un gioco altamente distruttivo nel quale impersonavo i panni di un impiegato leggermente fuori di testa. Questa settimana rimaniamo nell'ambito della distruzione con un gioco che piacerà sicuramente agli amanti delle due ruote. Ragazzi, vi presento Failheart, un gioco nel quale dovremo impersonare i panni di uno stuntman alle prese con le sue avventure più pazze. Sì, lo stuntman, avete capito bene, è quello lì alla vostra destra che si riposa sull'amaca. Davvero la faccia da stuntman. Cominciamo subito con la nostra prima avventura, dove ci attende un giro della morte. Allettante. Allora, qui ci verrà subito spiegato come potremo personalizzare il nostro personaggio. Allora, cliccando sulla testa col cappello possiamo scegliere soltanto questo gadget, che è un casco che ci proteggerà ovviamente dagli urti. E invece come abiti potremmo aggiungere questi elementi, questi gadget, propulsore, sono il propulsore e le ali che probabilmente ci permetteranno di insomma, agevolare le manovre di salto o di velocità. Possiamo cominciare subito la nostra avventura. Ci verranno dati dei consigli, almeno nei primi livelli del gioco, ma poi insomma, toccherà a noi sfoderare la nostra abilità da stuntman. Col tasto destro acceleriamo, col tasto sinistro freniamo, non ci sarà quindi il bisogno e neanche la possibilità di fare retromarcia, ma quindi abbiamo detto tasto destro acceleriamo, tasto sinistro freniamo e il tasto sempre a sinistra che indica la freccia è il tasto che serve per saltare. Adesso lo premo, avete visto come ha saltato? Bene. Cominciamo. Silenzio, silenzio, attenzione. Attenzione, ce la fa? E vince tutte e tre le stelle, attenzione! La cosa fantastica è che cade appeso morto. E si rompe praticamente di tutto. Bene, tre stelle. Sì, ci sono anche i materassi qui, no? Perché con i materassi facciamo meno male, ovviamente. Certo. Poggiamo qualcosa? No, continuiamo. Sì, ma sicuro. E sono tre anche stavolta! Ma che cadi? Cioè, sei arrivato intero alla fine, non cadere, non buttarti. Potenziamo qualcosa? No, per adesso andiamo bene così. Salta sulla rampa. Finora l'ho sempre fatto. Beh. Wow! Attenzione! A bombazza! È rimasto immobile lui. Incredibile. Questi primi livelli ovviamente scorrono molto velocemente perché sono quelli che dovrebbero prendere. Comunque lui è bruttissimo. Uno stuntman con una pancia assurda. Sono davvero rassicurante. Ah, ci sono anche i gadget per il veicolo. Uno stuntman molto molto fuori dagli stereotipi. Sì, ma uno. Mi sta disperando lui per terra. Stavolta va meglio, stavolta va meglio. Stavolta va meglio. Ah. Andiamo, io credo in te. Oh mio Dio, la moto si smonta anche. Ah, in che posizione è morto? Ovviamente più stelle raccoglieremo, prima sbloccheremo la seconda sequenza di livelli. E il bello di questo gioco è che ogni volta che noi eseguiremo una determinata mossa o modificheremo degli oggetti, diciamo che le volte in cui andremo a ripeterlo, ovvero le tre volte, i tre tentativi che andremo a fare, risentiranno delle modifiche che abbiamo apportato con l'intervento che abbiamo fatto in precedenza. Adesso faremo subito una dimostrazione di quello che vi ho appena detto. Saltiamo nel camion. Oddio. Rompe il muro e cade con tutto il camion in acqua. Certo. Ma lui è ancora vivo, non vi preoccupate. Tra poco risale su. Star Bonus. Colleziono 13 stelle. Bene. E cosa lo faccio fare? Tanto ho già 3 stelle. Dai, dai, dai. No, ma dai, è caduto prima. Stavolta vedi di farcela. Ok, ci siamo. Ma perché lasci la moto prima? Vabbè, le tre stelle le ho prese tanto. Però finora, senza potenziare, siamo riusciti comunque ad arrivare a questi livelli. Dai, ce la fai, dai, 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 dai. Oh, madonna, che testata. Eccolo. Aia! Mio Dio, che dolore! Questa è l'ultima occasione che ho per prendere la terza stella. Qui però devo andare piano perché devo prendere queste monete. Oh yes! E sono tre! Questo lo vedo difficile. Secondo me dovremmo iniziare a potenziare qualcosa. Potenziamo la velocità allora, dai.
Ok. Salta di nuovo mentre sei in aria per saltare fuori dalla moto. Questo non lo sapevo. Oh mio Dio. Vabbè, cosa mi serve? Ah, vabbè, devo aver sbagliato il salto. Eccolo. Grandissimo! Oddio, che figata! Precisamente dentro il camion. È fantastico. Adesso l'ultimo, vabbè. Questo dovrebbe essere facile. Boom! Si è praticamente fatto tutto uno con la moto. E adesso siamo al mare. Dovremmo salire su quella barca? Non lo so. Scopriamolo. È morto, lui è morto. No, ho sbattuto contro lo yacht. Sì, adesso dovremmo fare un salto un po' più breve, vediamo. Senza saltare, dai. E certo. Ma queste le cadute che. Una delle cadute che ha fatto meno male, su, non ti lamentare. Adesso ancora una volta. Salto, esco fuori. Ah, pensavo di fare un tuffo in acqua. Si è rotto di tutto lui. Qual è la grande differenza tra lo stuntman e un computer? Il computer si blocca dopo aver fatto. Vabbè, dopo essere crashato. Un gioco di parole. Umorismo proprio. Grandissimo. È il tuffo! E c'è! Sì, ma una stella sola. No, 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 no. Continua, continua. Un altro tentativo. Ma perché è saltato? Perché è saltato? Ma dai, adesso è un solo tentativo. Ule, sono tre. L'ha preso male. La moto si è infilzata con un bug orrendo sul trampolino. Adesso dobbiamo passare dentro la ruota? Ma certo, sicuramente. Ci riuscirò senz'altro. È rimasto sopra. Oh mio Dio. E questo andrà meglio, me lo sento. E oh, c'ero quasi riuscito. Ma dai! E adesso manca una moneta. Credo, almeno una moneta penso per raggiungere la terza stella. Stavolta ci riesco. E mi lancio. Li ho presi praticamente con la moto in mille pezzi e non con lui. Ma vabbè, l'importante è questo. Abbiamo 6.299 monete. Vogliamo potenziare qualcosa? O vogliamo comprare qualcosa del genere? No, ma no, non ho abbastanza soldi, quindi. No, lasciamo così. Me li conservo, dai. Ma questa è bella. Aia. Tutto bene? Vedo solo le bollicine. No, 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 rimani, rimani, rimani. Ma almeno ne ho prese due. È impossibile adesso, però, fare. Appunto. Non so perché si è lanciato dalla moto, ma vabbè, dai. Ok. No, no, no! Si è aperto il cancello! Aia, che dolore! Chi è che fischia? Salta! Perché si è aperto solo il cancello, vorrei capire. La moto è impigliata nel cancello, poi. Ok. No! Ok, no, no, no! Dai! Ok, sì. Sì, no, alla fine. Ok, non cadere. No, ragazzi, questo è l'ultimo, altrimenti abbandono, eh. Dannazione, la quarta volta lo rifaccio. Ok. Adesso ho imparato. Sì, adesso ho imparato. Sì, no, no, si è lanciato la moto. E fin qui ci siamo. Sì. Sì. Sì! Doveva praticamente sfondare tutto. Stage completed. Bene. E sblocchiamo la stage 2. Adesso siamo in un centro abitato. Beh, noi ci proviamo. Ok. Dai. Ok, il miglior salto che abbia mai fatto, senza dubbio. Ok. Ma perché? E si stacca. Non capisco perché si stacca. No. Ok. Oh, dai.
Sì, no! Ho preso due monete, vero? Dai, dai, dai! Ah. Dai, dai, no, 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 c'ero riuscito, c'ero riuscito! Lanciato la moto, praticamente. Bellissimo. Sì, no! C'ero quasi riuscito! Sì, certo, c'è un materasso su una fontana. Beh, sì, no, ma tu. Sì, ok, abbiamo capito. Tutto questo ha senso, certo. E salta! E sfonda tutto, dai, 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 no, no, no! Vabbè, ho preso 2 stelle. E adesso. Non so dove è finito, però va bene. Ce la posso fare. Eccolo! Sì! E ce la fa! Ce la fa! Finalmente dopo non so quanti tentativi ho perso il conto! Sì! Questo era File Hard, se vi siete divertiti trovate il link al download nella descrizione del video. Un saluto da gamerarema.com.